Ecco perché la gara di oggi al Comunale di Torino ve la proponiamo con il commento sulle reti subite di Giuliano Terraneo e di Ivano Bordon. Dopo avervi mostrato questa parata di Terraneo su tiro di Scanziani al secondo minuto di gara. E questa traversa colpita da Graziani al nono su punizione di Claudio Sala, del quale sottolineiamo in queste note il positivo rientro dopo lunga convalescenza. Il primo, quello di Muraro, è stato così, Danova così, ha cercato di anticipare questo Muraro e l'ha colpita un po' male. Così, Muraro ha avuto la palla sulla sua corsa, e l'ha sfruttata molto bene, anticipando anche così un po' la mia uscita, perché così la palla rimbalzando l'ha colpita molto bene, ha fatto gol. Il secondo gol? Secondo gol su calcio d'angolo, è partita questa traiettoria, sono saltati due o tre fra i nostri difensori attaccanti, dietro c'era Oriali che di piatto l'ha messa verso il palo, l'altro palo, è arrivato e sboccato Scanziani di testa, l'ha messa in rete, nonostante Pecci era sul palo. Ecco. E adesso l'ultimo. Cioè, mi complimento con Beccalossi che ha fatto un bel gol, però purtroppo così forse con meno ingenuità l'avremmo potuto evitarlo, senz'altro noi. Ma il primo mi sembra che abbia dato una palla a Pecci in profondità a Pulici. La palla si avviava verso il fondo e Pulici aveva davanti Canuti. È stato Canuti a calciare la palla contro il piede di Pulici. La palla è andata a finire in rete sull'altro palo e quindi sono stato sorpreso. Sul secondo è stata una punizione e loro hanno calciato subito la palla senza che l'arbitro fischiasse, giustamente, no? E ci hanno un po' sorpresi, diciamo, ci ha fatto gol erba. L'ultimo c'è stata una rimessa dal fondo, è andata nella zona di Claudio Sala, che è andata di testa a Iorio, è entrato in area e purtroppo ha battuto per la terza volta.